Innanzitutto, buongiorno, benvenuti e grazie perché questa giornata, dicevo prima, giù in aspettando che il povero Mimmo sta organizzando questa cosa da mesi, forse da anni, e ha beccato, dopo averlo fissato con gran fatica, conciliando il giorno che... Scusi. Non giova, io ho la voce, anzi... per registrare, allora devo contenermi, dispetto del mio solito, però questo fischio non fa bene. Sta salendo. Ok. Dicevo, dopo esserci riuscito, ha beccato il giorno a Roma, per chi è romano lo sa, da diversi giorni era bellissimo tempo, ha beccato la giornata più brutta e in contemporanea, tra l'altro, a questo stesso orario, in un'altra sede istituzionale, la Commissione parlamentare antimafia discute proprio di questi temi qua, con persino il sindaco di Reggio è venuto e quindi sicuramente avrà organizzato dopo, perché appunto Mimmo sta inseguendo questa data da mesi e mesi. Quindi grazie a voi per averci scelto, insomma questo è un modo per dire benvenuti e grazie ancora. Il mio ruolo è soltanto quello introduttivo, presentazione per poter dare poi la parola ai relatori del libro, che però consentitemi di dire due cosette molto, molto, molto veloci. Il libro letto, perché conosco Mimmo da tantissimi anni e devo dire un aneddoto che forse interesserà poco, ma insomma lui è il motivo per quale io mi trovo a Roma per via di vicende associative. Io sono stato il successore del suo di Mimmo per un incarico in un'associazione cattolica e alla fine io poi dopo ho fatto un certo tipo di percorso e mi trovo a Roma, quindi in qualche modo lo ringrazio per avermi dato quella possibilità. Allora siamo passati roba di 25-30 anni fa, ma al di là di questo aspetto personale, la cosa più importante è che ritengo che questo libro abbia, lo dico veramente in flash, tre pregi. Poi magari ne ha anche tanti altri. Quelli che individuo io è questa capacità di unire la semplicità alla complessità. Il fatto di trovarvi di fronte a un libro di poche pagine potrebbe sembrare a molti un instant book, un veloce sussidio per, cioè una casa editrice che ha fatto una collana per farsi un'idea, rispettabilissima casa editrice e anche rispettabilissima operazione editoriale. Ma questo non è per farsi un'idea, questo è un approfondimento capace di coniugare semplicità e complessità, che per chi fa il giornalista come me è sicuramente uno dei temi più complessi del nostro lavoro. Loro, gli autori, non sono giornalisti, ma sanno bene cosa significa insegnare, cosa significa coniugare questi due aspetti di un tema così appunto complesso e difficile come l'evoluzione della criminalità organizzata. Secondo pregio, da calabrese, come potete anche forse capire dall'accento, da qualche vocale, qualche consonante pronunciato in un certo modo, insomma il pregio è di sfatare quello che si dice spesso e temo anche in sedi insospettate, cioè quello che comunque la mafia fa girare l'economia, comunque in sostanza c'è qualcosa rispetto a uno Stato lento e incapace e corrotto, per carità, rispetto a una imprenditoria spesso paurosa, incapace di trovare idee. Se c'è comunque una economia, anche se ben illegale, comunque fa girare, da occupazione, dal lavoro, cose che fanno non ridire, ma che penso abbiate sentito anche, ripeto, ultimamente in ambienti insospettabili, che capisco anche in ambienti popolari, soggetti alla difficoltà del vivere quotidiano o addirittura all'oppressione mafiosa. Insomma, in alcuni ambienti comincia a girare anche questo tipo di idea che appunto fa inorridire e che questo libro contribuisce. Ora lo spiegheranno meglio chi dopo di me parlerà. Terzo pregio, che considero non secondario, sebbene potrebbe sembrare scherzoso, aver unito due tipi di... è a quattro mani, come vedete, arriverà dopo il correlatore... No, è qui? E no, perché non si siede? Pensavo, non lo conoscevo, quindi mi scusi. No, aver unito due tipi di approccio economico. Di solito l'economista tradizionale, Domenico Marino, e l'economista sociale, sebbene queste classificazioni so che non piacciono molto, ma diciamo così perché anche nel...
nel curriculum esposto in quarta, nel brevissimo naturalmente, in quarta di copertina, come si fa tradizionalmente per i libri, è tra i fondatori della Rete Europea per l'Economia Sociale, ha scritto numerosi volumi in questa direzione, diciamo potrebbe essere classificato un economista sociale, un economista alternativo, ecco. Così non è, lo so bene, così non è per chi studia seriamente queste cose, ma io che lo seguo questo settore, lo insegno anche, vengo proprio da un corso dall'università che pochi minuti fa di giornalismo sociale, e in alcuni casi riviste come L'Altra Economia e altri tendono a sottolineare che l'economista tradizionale probabilmente ha dei limiti nell'esaminare alcuni fenomeni, lo fa in maniera meccanicistica, troppi grafici, troppi numeri, e invece l'economia sociale è attenta alle persone, alle dinamiche, ai fenomeni. Ecco, questo libro unisce, mette quattro mani, probabilmente sfatando, non so se questo è un mito, quello di prima temo che sia un brutto mito, questo forse lo è in parte, ma comunque il lavoro di Giunta e Marina, quattro mani, contribuisce a meglio riflettere su questa tradizionale, vetusta e forse anzi sicuramente sbagliata idea di contrapposizione tra modelli economici, tra idee economici, da studi di carattere economico. Poi il fatto che abbia messo insieme un messinese e un reggino mi sembra adesso fuori di battuta. No, perché è importante capire come questo fenomeno, come loro scrivono giustamente, è ormai nazionale e anzi sicuramente internazionale, e noi ancora in Calabria ci ostiniamo a pensare che tra Catanzaro e Cosenza ci sono rivalità, tra Reggio e Messina, tra Cosenza e Castrovillari, e vi faccio ridere perché immaginate pochi chilometri di distanza ci siano rivalità. Tutto questo è naturalmente terreno di cultura per una concezione della mafia che invece fa rete, che invece compatta, che invece è solida, e ancor più che questa, oso dire tra virgolette, nostra mafia, tra le tutte, dico nostra solo perché appunto sono calabrese, è la più compatta, la più unita, quella che riesce a mantenere solida, e noi invece nella società civile, la società politica eccetera, continuiamo a fare a pugni, a scontrarci tra piccoli campanili, alcune volte tra quartieri della stessa città, e non se ne può più, francamente lo dico col cuore in mano da calabrese che vivendo ormai da tanti anni in un'altra città tenta di capire che la rete, la solidarietà, allargare gli orizzonti è la base, non necessaria ma non sufficiente ovviamente per risalire la china e per ricostruire un tessuto di società civile che è fondamentale per il nostro paese. Messina e Reggio, oltre che le due economie, hanno messo insieme due modelli economici, due pensieri economici più che modelli, hanno messo insieme in questo libro, che ora ci presenterà uno dei tre relatori. In realtà saranno due, perché mi diceva poco fa Mimmo che purtroppo per un evento luttuoso Demetrio Battaglia non può essere qui con noi. Ci dispiace naturalmente per il motivo che lo ha visto assente oggi. Ma è con noi Franco Laratta, è stato deputato nella legislatura 2008-2013, consigliere di amministrazione dell'ISMEA, che è l'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Dico bene? E quindi io traendo, e subito gli do la parola, lo spunto dalla fine dell'introduzione del libro, quando dice: questo libro si propone di spiegare in maniera semplice ma rigorosa l'evoluzione della mafia e dell'andrangheta e anche individuare delle azioni di contrasto adeguate. Separerei quindi, se i relatori sono d'accordo, i due momenti. Tenterei prima appunto una riflessione, aspettiamo anche Antonio D'Alessandro, ma allora mi volete lasciare da solo, ma da solo no, fortunatamente c'ho il lato sinistro, il lato sinistro mio, il destro è latitante in questo momento, Giunta sì, ma non ci sono riferimenti politici di sorta, è solo una pura collocazione, ecco appunto. Poi rispetto a me, figuriamoci qual è parametro di riferimento, è assolutamente... No, ma rispetto a me poi alla fine non serve a nulla questo. Ecco, mi fa piacere, perché appunto volevo condividere con voi questa cosa, separare i due momenti. È vero che teoricamente è difficile, il momento in cui uno riflette sull'evoluzione già introduce dei temi sulle possibili ricostruzioni, sui possibili sviluppi, quello che dice appunto qui è individuare azioni di contrasto adeguate. Ma facciamolo in maniera separata, quindi un primo giro sull'analisi,
spiegare in maniera semplice ma rigorosa l'evoluzione della mafia 'ndrangheta, lo chiederei ai due relatori, la Ratta e D'Alessandro. D'Alessandro lo presento dopo quando gli do la parola, in modo da dare subito la parola alla Ratta, e poi i due autori alla fine, va bene? Non lo so, va bene, proviamo così. Un modello bisogna adottare quando si conduce un... Io credo alla fine. Anche brevemente, perché questo libro è interessante, io lo conoscevo da tempo perché con Mimmo Marino, oggi ho conosciuto anche Gaetano Giunta, ne abbiamo parlato e discusso già altre volte, l'abbiamo approfondito, io ho fatto parte anche della Commissione parlamentare antimafia, ma soprattutto da giovane giornalista ho avuto inevitabilmente qualche possibilità di capire cosa fosse la mafia in Calabria, insomma, e come si è evoluta. Io ero ragazzino quando la mafia aveva cominciato ad alzare il tiro, ad esempio ad impegnarsi nei sequestri di persona. Era la prima evoluzione della mafia, diciamo, piuttosto naif, di quella che controllava il territorio, come dite voi, quella con la coppola, no? Che colpiva l'immaginario collettivo, era una mafia anche temuta, ma era una mafia ancora povera. E tentava quel salto di qualità. In quegli anni, ricordo, io feci anche un'indagine su Platì, che conosciamo tutti, e come perfino il parroco di Platì si rifiutava di parlare, di raccontare qualcosa. E da lì pensavo, mentre leggevo il libro, ma mentre arrivavo anche qui, che quanti passi avanti ha fatto l'Ndrangheta, come si è trasformata, come si è evoluta, e quanti passi indietro ha fatto lo Stato in realtà. Perché, poi magari l'approfondiremo anche dopo, il modello di aggressività che può avere lo Stato, le sue istituzioni, rispetto a questo fenomeno che si è ingigantito ed è diventata una potenza internazionale, è sempre stato debole, per lo più inadeguato. Tutt'oggi è inadeguato, se è vero come è vero, che nella stessa città di Reggio Calabria, nella procura di Reggio Calabria, mancano diversi magistrati, mancano diversi inquirenti, per non parlare dell'organico delle forze dell'ordine in Calabria e nella provincia di Reggio, che è sottodimensionato a livelli paurosi. Ma al di là di questo, è l'approccio culturale che in Italia più in generale sull'Ndrangheta, e che voi lo dite molto bene nel libro, è assolutamente inadeguato. Io sono stato a Pavia qualche anno fa di una riunione di amministratori promossa dal Partito Democratico, ed esattamente un paio di anni prima il prefetto di Milano diceva che in Lombardia l'Ndrangheta non esiste, che non ci sono forme di 'Ndrangheta. E in questo caso avallato allora dal ministro degli interni Maroni, che difese il funzionario che venne fortemente criticato, ma era, no, dice, non c'è 'Ndrangheta, non c'è mafia a Milano, non c'è mafia in Lombardia. Poi abbiamo visto questo, che cosa ha significato nel giro di pochi anni, ma poi basta leggere un po' e si scopre che in realtà sono più di 30 anni che l'Ndrangheta, la mafia, l'Ndrangheta soprattutto ha colonizzato le più potenti, importanti economie di questo paese, e su Expo, noi lo sappiamo da quando si è cominciato a parlare di Expo. Ora, l'evoluzione c'è stata, è stata netta ed è stata decisa, ed in pochissimi anni ha fatto dell'Ndrangheta, della mafia calabrese, ha fatto un'organizzazione potentissima, che oggi, come raccontate voi benissimo, se non, lo Stato non si attrezza a trattare con questi imprenditori, sono diventati grandi imprenditori, maneggiano la finanza e i traffici internazionali in una maniera straordinaria, mentre ancora oggi noi parliamo di intercettazioni, lo Stato si chiede, il Parlamento si chiede, ce lo siamo chiesti per anni, come intercettarli, quando probabilmente sappiamo certamente che le intercettazioni sono una cosa molto superata rispetto a quello che all'attività criminale che fanno. Allora, l'evoluzione che abbiamo avuto, quindi da questa 'Ndrangheta paesana, casereccia, poi sempre più cattiva, poi sempre più evoluta, poi esce dai confini della Calabria, va fuori, diventa internazionale. Oggi probabilmente le regioni meridionali sono forse proprio quelle meno interessate. In una regione come la Calabria, dove l'economia è ormai morta, dove si sfiora la povertà, siamo dentro la povertà in maniera terribile,
gli interessi, non si costruisce più, non c'è più, non ci sono più opere pubbliche. L'ultima grande opera realizzata dalla mafia è stata la Salerno-Reggio Calabria, che l'ha alimentata per 30, 40, 50 anni, è quasi finita, quasi ultimata, ma poi qua e là qualche viadotto ancora cade, quindi l'interesse c'è. Però il grosso, l'importanza, cioè l'evoluzione c'è stata e ha portato fuori dai confini calabresi, fuori dai confini nazionali, questa potentissima organizzazione. Ora tutto si sposta su come combatterla, su come... Io ho detto una dichiarazione di Gratteri che in qualche modo è di un pessimismo che però non è esagerato, cioè l'andrangheta finirà quando finirà l'uomo. Sembra una resa dello Stato, non c'è dubbio, cioè, ma fino a quando noi avremo strumenti così deboli, inadeguati, fino a quando non c'è un'antimafia internazionale, un'antimafia europea, fino a quando anche il resto d'Europa non si decida a svegliarsi e a capire quanto sia penetrata nelle economie europee la mafia, se ne accorgeranno poi troppo tardi e sarà difficile allora con strumenti giudiziari adeguati poi intervenire e fermarla questa aggressività che va avanti, insomma. Ora è chiaro che in Italia fino a quando, come dire, i processi sono così lunghi e così le sentenze sono così deboli, noi siamo ancora arretrati anche sull'informatizzazione dei processi. Fino a quando il sistema penale non diventa più adeguato, fino a quando le pene non fanno davvero paura, fino a quando non c'è la certezza del sistema carcerario, cioè, è chiaro che noi agiamo sempre in condizioni di estrema difficoltà. E poi l'altro aspetto ovviamente è quello, come dicevo, profondamente culturale, senza il quale non vinceremo mai la battaglia contro la criminalità e le criminalità. Il fatto che ci sia una crescente indifferenza del cittadino, dell'opinione pubblica, della società civile e un'impotenza quasi totale della politica e delle istituzioni, è complicatissimo parlare di che la mafia, definire che la mafia si possa e l'andrangheta si possano sconfiggere. L'indifferenza della società civile, tra virgolette, dei cittadini, che molto purtroppo, sempre più spesso, ritengono ineluttabile il rapporto e la presenza della criminalità organizzata. L'ultima battuta che vorrei fare, che a me ha colpito molto, quando parlo in quel convegno che abbiamo fatto a Pavia qualche anno fa, è come in questi anni l'andrangheta sia penetrata, abbia colonizzato le regioni del nord, soprattutto l'economia più forte di quelle regioni, senza sparare un colpo, senza incendiare una macchina, senza creare clamore. Sono stati abilissimi o hanno trovato un terreno fertile e disponibile? Tanto più che mi viene da pensare che probabilmente molte regioni del nord la mafia è stata già legalizzata, perché è stata entrata e penetrata con una semplicità, con una... non nemmeno si tratta nemmeno di disinvoltura, è penetrata, è entrata, ha conquistato, controlla i maggiori appalti ed ha interessi in tutta l'economia di gran parte della regione del nord, con un sistema, con un modello, con una forza che sono stati così bravi da non insospettire nessuno. Tanto più, come dicevo prima, che per il prefetto di Milano non era mai entrata e non era mai esistita. Queste sono quelle cose, dico, che dette così, che però ci devono fare. Questo è intanto un primo punto. Già, come un po' ho detto anche all'inizio, le parole di Laratta non sono soltanto l'analisi e quindi gli spunti presi dal libro su come sta evolvendo, come già evoluta la 'ndrangheta e la mafia nella società globalizzata. È già anticipato alcune possibili sviluppi del secondo intervento, però intanto continuiamo con Antonio D'Alessandro a cercare di analizzare attraverso il libro quali sono gli elementi di spunto di questa evoluzione. Antonio D'Alessandro, intanto lo presento, è il presidente di Parsec Consortium, che è un consorzio che gestisce, ho visto un po' sul sito, non lo conoscevo, confesso in tutta sincerità, diversi progetti nel campo dello sviluppo delle comunità locali. Quindi è, come dire, è il,
chiamato in causa direttamente nella pratica di quella responsabilità civile, di quella coscienza civile che viene appunto citata, prima l'ha fatto la Rata, come tante volte indifferente a questo tipo di evoluzione. Quindi in realtà sarebbe già, come dire, chiamato in causa nella seconda parte dell'intervento che ho voluto così distinguere per poi dopo riprendere le file attraverso gli autori. Però facciamo il punto intanto sull'analisi dell'evoluzione che Giunta e Marino fanno. Grazie. Sì, diciamo che gli stimoli della pubblicazione che presentiamo oggi sono molti. Anche io conoscendo da tempo Gaetano, tutta una serie di ragionamenti li conoscevo già. E devo dire che dal mio punto di vista ho sempre considerato l'intervento che facciamo noi, io sono appunto presidente del Consorzio di Cooperative Sociali, all'interno di reti di cooperative sociali o di associazioni di volontariato, e quindi ho sempre pensato a un ruolo riparatore rispetto ai fenomeni, all'impatto che la mafia ha sul territorio. Qui si cita il traffico di esseri umani, noi siamo stati fra i primi in Italia a organizzare iniziative in questo senso di contrasto sulla strada per aiutare le vittime della tratta. Tanto per dire, quindi abbiamo sempre avuto questa idea che il sociale è una cultura contro, no? Contro, quindi una cultura che si opponeva. Poi c'è stata Mafia Capitale e quindi diciamo oggi devo dire che abbiamo avuto modo di constatare che anche nel nostro mondo questa cultura è passata, una cultura trasversale, dove, come dire, oltre alla parte economica, tecnologica che viene messa in evidenza, secondo me c'è proprio un grossissimo marker culturale che si è affermato, ma si è affermato in maniera strisciante, no? O addirittura, come dire, è diventato premiante, sono diventate premianti certe logiche, e il primo vaso comunicante è stata sicuramente la politica. Perché alcuni approcci di tipo mafioso sono esattamente quelli che vengono evidenziati nel mondo della politica rispetto agli assegnazioni degli appalti, eccetera, ma anche come approccio proprio culturale. Qualche giorno fa, non so se l'avete saputo, Fabrizio Barca aveva avuto incarico dal presidente del partito del PD di Roma, che è commissariato, Mario Orfini, che è commissario del PD di Roma, di fare un'analisi sui circoli del PD di Roma. E lui ha denunciato che i circoli del PD di Roma sono organizzati come feudi dei potentati dei diversi consiglieri comunali o candidati al Parlamento o parlamentari. Quindi una trasformazione genetica di un'organizzazione come quella di un partito che dovrebbe non solo rappresentare le istanze dei cittadini, ma anche promuovere un modello di governance dello Stato. Quindi io credo che, come dire, l'aspetto economico è fondamentale naturalmente, ma credo che noi dobbiamo affrontare tutto l'aspetto culturale. E tra l'altro poi nelle proposte finali, ma ci ritorniamo dopo, c'è un approccio che io condivido moltissimo, in cui se non si mette insieme politica del territorio, sviluppo locale ed economia condivisa, è difficile fare cambiamento, perché ci troviamo non soltanto a fronteggiare un sistema economico, ma un sistema culturale. Un sistema culturale che ormai ha travalicato. Magari ci fossero ancora i fan della mafia, quelli che dicono la mafia non esiste, magari fosse così, no? Purtroppo ormai ci sono comportamenti ascrivibili a un codice mafioso ormai trasversali, e purtroppo noi ci stiamo facendo i conti nel nostro piccolo a Roma con quello che è successo all'interno della cooperazione sociale, con persone che pensiamo di conoscere e poi non conosciamo più, sentendo le intercettazioni, vedendo gli atti che hanno fatto. Quindi credo che, come dire, bisogna collegare ancora di più gli aspetti economici con quelli culturali.
cosa fare. Nel libro ci sono diversi spunti, come dire, mi sorprende positivamente che tutti i paragrafi, i capitoli del libro sono in qualche modo sempre ricondotti ad uno spirito costruttivo, non soltanto analisi tecnico-economica, le tabelle, i grafici e addirittura, io non sono mai stato bravissimo in matematica nelle scuole superiori, e le formule potrebbero spaventare, ma la capacità di unirla anche all'accezione propositiva di costruzione rende poi la lettura non tecnica, non specialistica, o meglio non riservata soltanto ai tecnici specialisti. Ci sono due passaggi, uno per esempio leggo velocemente: ristabilire le condizioni di concorrenzialità all'interno del mercato diventa allora quasi un prerequisito per l'eliminazione dei fenomeni di illegalità legati al sommerso, ed è uno dei passaggi. O alla fine, quando prima delle conclusioni si scrive: coerentemente con il modello costruito e verificato quantitativamente, i progetti personalizzati finalizzati al potenziamento delle capacitazioni personali, termine messo in corsivo ma che richiama molto per esempio la filosofia di Nussbaum, no? Esatto, le capacitazioni personali potranno seguire gli assi di intervento: abitare autonomo, reddito lavoro, formazione permanente, accessibilità della partecipazione, della socializzazione. E sono quindi già spunti che si danno per la possibilità, se non di sconfiggere la mafia, l'andrangheta, che Pignatone pone in termini così radicali e persino eccessivamente scettici, alla fine comunque devono contribuire quantomeno ad arginarne le potenzialità distruttive che tutti individuiamo e riconosciamo. E alla fine il messaggio finale del libro: servono nuove misure di contrasto basate su intelligence finanziaria che cerchino di colpire non solo i business illegali, ma anche il reinvestimento nei mercati legali dei proventi delle attività criminali. Senza queste misure di lotta, la criminalità organizzata ha armi spuntate. E io chiedo appunto alla Ratta e poi ad Alessandro: quali sono secondo voi le piste da seguire per contenerne la potenza distruttiva, come dicono giustamente Giunta e Marino, se non proprio sconfiggerla, che insomma potrebbe sembrare quantomeno un po' utopistico? Beh sì, in fondo, nello studio ci sono già le risposte che sono condivisibili. Sono due gli aspetti, quindi c'è un aspetto, bisogna muovere la leva legislativa, non c'è dubbio, perché tuttora non c'è certezza né nei tempi dei processi, che sono lunghissimi. Ovviamente la potenza economica di queste associazioni criminali sono in grado di mettere in campo fior di legali, di avvocati, insomma di fama internazionale, per cui un processo sanno come gestirlo. Molto spesso appare più debole invece l'accusa. Ma quindi muovere la leva legislativa, perché i processi debbano essere certi, dicevo prima, accennandolo soltanto, i tempi, l'informatizzazione, che consentirebbero processi pressoché immediati, che ovviamente darebbero risposte più certe. Le pene, beh, è chiaro, se guardiamo una media, che non so se l'ho letto qui o un altro posto, Mimmo, ma la media delle pene è intorno ai 6-7 anni, o mi sbaglio? Se non ci sono reati, esatto, sono 6-7 anni, ovviamente un tempo assolutamente breve, una condanna assolutamente breve, che rimette in circolo immediatamente subito dopo i capi cosca, i condannati. C'è la necessità assoluta di rivedere la legislazione anche rispetto all'evoluzione, perché l'attuale legislazione è una legislazione che per lo più è ormai anacronistica, vecchia, forse di 10, poi 15. C'è stato qualcosa più recente, ma che non entra ancora efficacemente nel contrasto, perché noi ancora, il legislatore ancora combatte un modello ed una tipologia di associazione criminale come l'andrangheta che nel frattempo non c'è più. Io lo vedo anche nelle stesse strutture politiche dello Stato, come l'associazione, come la Commissione parlamentare antimafia, di cui io ho fatto anche parte, che è chiaro che continua a svolgere una funzione di analisi. Ci sono anche molti magistrati nella Commissione. E siamo continuamente fermi alle analisi
alle relazioni finali che si ripetono di anno in anno e sono sempre le stesse relazioni finali che in qualche modo intervengono in una struttura che si è trasformata, ma in quel concetto lì non c'è più. C'è l'altro aspetto su cui noi abbiamo un'estrema debolezza. Non c'è